Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In primo piano un'ampia pagina di cronaca. Adescava minori in rete, protagonista un 37enne di Bari, arrestato dagli agenti della Polizia delle Comunicazioni Abruzzo di Pescara in collaborazione con i colleghi della Polpost di Bari. L'indagine è partita dalla segnalazione di una madre preoccupata. Sentiamo il servizio ai dettagli di Paolo Renzetti. 37enne di Bari arrestato per aver adescato sulla rete dei minori. Dottoressa Narciso, come siete arrivati all'individuazione di questa persona? L'indagine inizia circa un anno fa, quando una mamma preoccupata è venuta nei nostri uffici perché aveva trovato su un applicativo del proprio figlio, in uso al proprio figlio minore, un messaggio con degli apprezzamenti abbastanza alquanto espliciti. Successivamente questa persona è stata identificata effettivamente per essere un adulto e tutta l'attività tecnica ci ha consentito di rilevare tutta un'attività di adescamento che iniziava sull'applicativo e che sfociava poi o su un altro applicativo, su Facebook o comunque su altri social network, dove appunto la ricerca era casuale perché l'unica caratteristica che cercava l'uomo era gli anni del ragazzo, doveva trattarsi di un ragazzo giovane, di un minorenne e faceva delle lusinghe per poter attirare la sua attenzione, indurlo a mandare foto, immagini sessualmente espliciti e quindi questi adescamenti ci hanno consentito poi di identificarlo e di poter ieri eseguire questa ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila, perché tutta l'attività è stata coordinata dalla Procura dell'Aquila. Gli adescamenti cominciavano online e seguivano in alcuni casi anche successivamente con rapporti che sono, diciamo, che si sono verificati con alcuni minorenni. Alcune volte anche a pagamento, in cambio prometteva denaro e addirittura in alcuni casi anche delle ricariche telefoniche, quindi controllava e cercava lo stato di bisogno del ragazzino e puntava su quel suo stato di bisogno per poter poi ottenere quello che voleva. Andiamo avanti, ancora cronaca, adesso ci spostiamo ad Ortona. Prima si è denudato e poi si è avvicinato ad un'anziana donna che stava prendendo il sole in località Ripari e dopo averle fatto battere la testa contro alcuni grossi ciottoli l'ha costretta a subire violenza sessuale. Un somalo di 20 anni senza fissa dimora che gode dello status di protezione sussidiaria è stato arrestato. Vediamo. Dapprima si denuda per strada, poi violenta una donna sulla spiaggia. L'episodio è accaduto al confine tra San Vito Marina e località Ripari di Ortona. I carabinieri hanno arrestato un somalo di 20 anni, entrato clandestinamente un anno fa in Italia e da un mese in status di protezione sussidiaria. Erano le 11 del mattino quando il giovane è entrato nel bar Pizzeria Nardone, ha preso una birra, sembrava in stato confusionale, racconta il titolare. Poi è uscito dal locale e ha messo le mani addosso ad un'anziana che stava rientrando con le buste della spesa. Con le urla la donna ha attirato l'attenzione degli avventori che hanno allertato il 112. Incurante il somalo si è sdraiato a terra e si è masturbato. Poi si è avviato verso la spiaggia di Cintioni, a poche centinaia di metri, ma nel territorio comunale di Ortona. Qui ha aggredito un'altra donna, pensionata, intenta a prendere l'ultimo sole della stagione. Il ventenne l'ha tramortita facendole battere la testa su dei massi, poi l'ha violentata. Nel frattempo sono giunti i carabinieri. La donna, riuscita a divincolarsi dalla presa del suo aggressore, è fuggita in acqua, mentre i militari hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato. Ricoverata in ambulanza all'ospedale di Lanciano, alla vittima sono state riscontrate numerose scoriazioni ed ecchimosi, oltre al trauma cranico. Il somalo è stato trasferito al carcere di Chieti. Per lui è scattata anche la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione dell'identità, avendo fornito ai militari false generalità. Ancora cronaca, Sulmona, due donne. Di Sulmona, una di 65 anni, dirigente scolastico di un circolo didattico, e l'altra di 54, agente assicurativo, sono state arrestate con l'accusa di usura su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sulmona, Marco Billi, su richiesta del PM Stefano Iafolla. Le indagini sono state
condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di Sulmona e sono scaturite da un'altra inchiesta relativa al pestaggio di una donna romena titolare di un autolavaggio. Dal racconto di quest'ultima sarebbe emerso che per restituire somme di denaro ad altri usurai la romena si sarebbe rivolta all'agente assicurativo cliente dell'autolavaggio per avere 2.400 euro da restituire in seguito. A consegnare i soldi sarebbe stata la stessa donna, successivamente entrambe avrebbero richiesto la restituzione del prestito con interessi da strozzini. Le due sono state accompagnate nelle loro abitazioni ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Restiamo sempre alla cronaca, ma torniamo a Pescara. Nel corso di una operazione di controllo del territorio la notte scorsa, i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno sequestrato un chilo di cocaina all'interno di un'auto dove si trovavano due giovani residenti in provincia che poi sono finiti in manette. Vediamo. Un chilogrammo di cocaina sequestrato e due giovani arrestati. Questo è il bilancio dell'operazione portata a termine intorno all'1.30 della notte scorsa a Marina di Città Sant'Angelo, dove una pattuglia in servizio di perlustrazione anticontrabbando sul litorale ha intercettato in una stradina del litorale chiusa al traffico un'autovettura con a bordo due ragazzi ventenni. L'intuito dei finanzieri che hanno fermato l'auto ha dato gli esiti sperati, in quanto l'ispezione prontamente effettuata ha portato al rinvenimento di una borsa con all'interno un chilo di cocaina. I due ragazzi, entrambi italiani residenti nella provincia di Pescara, sono stati tratti in arresto. Lo stupefacente era stato suddiviso in una dozzina di confezioni pronto evidentemente alla vendita sul mercato, che avrebbe fruttato almeno 50.000 euro. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto dai finanzieri tutto l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente, insieme a due bilancini elettronici di precisione. Proseguiamo con il nostro giornale. Ancora cronaca, due fermati per i furti a San Giacomo, popoloso quartiere aquilano preso di mira dai ladri nelle ultime settimane. Si tratta di due albanesi in casa, merce per 20.000 euro e anche contanti. Daniela Rosone. I carabinieri dell'Aquila hanno fermato due cittadini albanesi dopo i ripetuti furti che hanno interessato la zona di San Giacomo. Si tratta di un fermo, non sono stati arrestati in flagranza di reato, ma domani ci sarà comunque l'udienza di convalida dell'arresto. Nella notte i militari del nucleo investigativo, comandati dal maggiore Edoardo Commandè, assieme a quelli della compagnia diretti dal capitano Luigi Balestre e a quelli del nucleo operativo e radiomobile diretto dal tenente Massimiliano Papale, hanno fermato i due proprio a San Giacomo. Uno di loro, il pregiudicato di 29 anni, si aggirava con fare sospetto con un grosso coltello da cucina. Alla vista dei militari l'uomo ha tentato invano di occultarlo. Loro, dopo averlo fermato, hanno deciso così di procedere con la perquisizione dell'abitazione dell'uomo e all'interno della stessa sono riusciti a rinvenire oltre 20.000 euro di refurtiva proveniente dai colpi fatti dai ladri nella stessa zona. Tra gli oggetti ritrovati c'erano capi di abbigliamento, elettrodomestici, monili, denaro contante e anche dollari canadesi, oltre a numerosi telefoni cellulari e televisori. Parte della refurtiva è stata riconosciuta e riconsegnata ai proprietari, in particolare a tre persone che avevano denunciato dei furti nelle ultime settimane. Il resto è sotto sequestro dai carabinieri in attesa del riconoscimento e della riconsegna ai legittimi proprietari. Oltre al pregiudicato di 29 anni è stato fermato anche un connazionale di 34 che divideva l'appartamento con lui e che nel 2012 era stato già oggetto di una condanna per furto inflitta dal Tribunale di Massa Carrara. Il 29enne dovrà rispondere anche di porto abusivo d'arma, oggetti atti ad offendere. I controlli dei carabinieri del comando provinciale diretti dal colonnello Nazareno Sant'Antonio proseguiranno in maniera massiccia. Lo sforzo messo in campo in queste ultime settimane è stato notevole, con controlli mirati che hanno impiegato oltre 100 militari, l'uso di 43 mezzi e l'identificazione di quasi 200 persone con 191 veicoli controllati. I furti nel quartiere aquilano hanno creato apprensione ed era necessaria una risposta immediata. I carabinieri hanno capito però sin da subito che si trattava di persone con una base logistica in zona, abili a muoversi a piedi per portare avanti la loro attività criminosa. Di qui i controlli specifici. Torniamo a Pescara. Identificati i presunti autori della rapina commessa il 21 ottobre scorso ai danni di una coppia di fidanzati in pieno centro. Gli agenti della mobile hanno
tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare tre giovani, due ragazzi ed una ragazza indagati per rapina e lesioni aggravate in danno di minorenni. Le indagini della mobile hanno consentito di risalire alle identità di tutti e quattro gli autori. Tre sono stati arrestati questa mattina. Vediamo. Individuati ed arrestati i presunti autori di una rapina con aggressione ai danni di due fidanzatini minorenni messa a segno nella notte dello scorso 21 ottobre in pieno centro a Pescara. Si tratta di tre giovani, due ragazzi ed una ragazza, nei cui confronti la polizia ha eseguito questa mattina la relativa ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni aggravate. Il fatto era avvenuto in via Parini, dove i due minorenni erano stati picchiati e rapinati da quattro sconosciuti. Le indagini affidate alla squadra mobile di Pescara hanno consentito di risalire alle identità di tutti e quattro gli autori. Tre sono stati arrestati poche ore fa. Protagonisti tutti molto giovani, e stupisce anche che non siamo riusciti a cogliere una ragione a un'aggressione avvenuta in centro e durata anche minuti, con una ferocia che non è dato vedere neanche tra criminali di caratura ben diversa. Ed apprezzare anche la rapidità della risposta della Procura della Repubblica e, consentitemi, della Polizia Giudiziaria, che in tempi brevi ha rimesso una informativa, ritengo, dettagliata, fatta proprio poi dall'autorità giudiziaria e confluita nelle misure disposte dal GIP oggi. Attraverso una ricostruzione delle immagini offerte dai filmati della videosorveglianza, una collaborazione piena delle vittime e un aiuto che ci hanno dato ancora una volta i social network. Adesso voltiamo pagina e passiamo alla politica. Il leader di Azione Politica Gianluca Zelli chiede alla coalizione di centrodestra di stringere i tempi per la scelta del candidato presidente attraverso una decisione però che sia condivisa. Ribadisce anche l'importanza delle liste civiche nelle prossime elezioni regionali, rispondendo anche alle dichiarazioni mezzo stampa di Gian Donato Morra di Fratelli d'Italia. Vediamo insieme l'intervista. Zelli, i giorni passano, si avvicina l'appuntamento elettorale di febbraio, non c'è ancora il candidato unico del centrodestra di cui tanto si parla. Il problema non è che non c'è il candidato, è che non riusciamo neanche ancora a vederci per definire quali sono le linee per il candidato, quali sono i programmi sui quali il candidato poi dovrà fare la sua campagna elettorale, quali sono gli accordi all'interno del centrodestra per capire quali sono le priorità di ogni movimento, perché insomma noi abbiamo le nostre, l'Italia avrà le sue, la Lega avrà le sue, ognuno ha le proprie priorità e quindi vanno discusse e vanno viste insieme. Nelle ultime ore è arrivata l'ennesima, chiamiamola così, bocciatura da parte questa volta di Forza Italia della terna di Fratelli d'Italia, questi nomi che non convincono del tutto. Non solo Forza Italia ha chiesto l'azzeramento della terna, noi abbiamo chiesto l'azzeramento della terna, la Lega ha chiesto quasi l'azzeramento della terna dicendo che se proprio deve scegliere eventualmente può andare su Foschi. Secondo me uno dei motivi per cui non ci riuniamo è perché forse non si vuole accettare questo, cioè i tre nomi, noi abbiamo il ritorno dal tavolo nazionale che dovevano essere condivisi sui territori, i territori lo stanno condividendo sui giornali perché non si riesce a fare neanche una riunione e la condivisione è che nessuno vuole quei tre nomi. Zelli, tra l'altro nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni di Gian Donato Morra, dichiarazioni che voi oggi volete in un certo senso commentare, ma al di là di questo ribadire il concetto che in questa partita ci sono anche le civiche. Sì, assolutamente, le civiche sono parte fondamentale della coalizione di centrodestra, lo abbiamo detto dall'inizio e soprattutto stiamo lavorando dall'inizio. C'è una parte cospicua dell'elettorato abruzzese che fa riferimento e si riconosce in una serie di liste civiche di cui noi siamo una parte, chiaramente una parte rilevante, ma comunque una parte che Fratelli d'Italia, in particolare vista le dichiarazioni Morra, dovrebbe cominciare a tenere conto. È vero, serve il tavolo regionale, è vero, serve indirlo, ma è altrettanto vero che va riunito con le forze civiche. Quindi noi siamo pronti, anzi siamo noi che stiamo chiedendo da un mese di fare questo tavolo, però Morra si ricordi che ci sono anche i movimenti civici. D'ora la sindacale, andiamo nell'area Vestina, scadrà a fine anno l'accordo antilicenziamenti varato nel 2016 fra i sindacati e l'azienda tessile Brioni di Penne. In questi giorni è previsto un incontro con il gruppo Kering per conoscere i programmi aziendali per il 2019, il servizio di Vestina News.
Un incontro a fine mese tra l'amministratore delegato Malverdi e i sindacati dell'azienda tessile Brioni di Penne rivelerà i programmi per il 2019, visto l'imminente scadenza di fine anno per l'accordo antilicenziamenti ormai in vigore dal 2016. Un'intesa che ha permesso ai tanti lavoratori, all'incirca 1200 tra gli stabilimenti di Penne, Montebello, di Bertone e Civitella Casanova, in questi due anni di vedere salvo il proprio posto di lavoro, ma con una riduzione di ore da 36 a 32 e di conseguenza anche una riduzione del salario. Lo stato di crisi è ancora forte sull'area vestina, così come in tutto l'Abruzzo, per una delle aziende tessili più importanti a livello mondiale, ha portato in questi anni a quasi 150 esuberi con molti dipendenti, quasi 260 che hanno accettato di lasciare l'azienda dietro accordi economici. A questo punto, come detto, la riunione prevista per il 30 novembre potrebbe essere l'occasione per capire le intenzioni del gruppo Kering, che nel 2012 ha rilevato il marchio Brioni, la stessa multinazionale capace negli anni passati di mettere fine alle commesse presso ditte esterne, così da mantenere impegnate le linee produttive pennesi. Ma un cauto ottimismo filtra dai sindacati, con voci che parlerebbero di un aumento delle ore per tornare alle classiche 36, ma nessuno vuole sbilanciarsi. Quindi non resta che aspettare i prossimi giorni per sapere se i 1200 lavoratori rimasti possano quantomeno avere un futuro dignitoso. A San Giovanni Teatino, brusca frenata per il progetto di interramento della ferrovia nella zona centrale della città. Il sindaco Luciano Marinucci chiede che non ci sia un'altra volta un compromesso per il territorio e dice no ad nuovi sottopassaggi. Ferrovie dello Stato ha negato a Saga la possibilità di realizzare la stazione ferroviaria in superficie perché il progetto di interramento che è stato realizzato da Ferrovie dello Stato su richiesta del Comune di San Giovanni Teatino all'amministratore delegato Gentile di Ferrovie dello Stato è un progetto fattibile e quindi loro chiedevano l'intervento del Ministero. Ferrovie ha tentato di cambiare quel verbale e non può cambiarlo perché quel verbale è certificato da Regione Abruzzo ma anche da Saga che ha accettato l'imposizione di Ferrovie e anche da Ferrovie dello Stato stesso che ha fatto un comunicato congiunto, quindi ha parlato il nostro comunicato dove dice esattamente quello che vi sto dicendo. La realizzazione della ferrovia non è al momento possibile, la stazione ferroviaria non è al momento possibile perché bisogna valutare l'interramento. Nella riunione stessa era presente l'ingegnere Esposito, il quale non ha proferito parola mentre i suoi colleghi si impegnavano a raggiungere il Ministero sulla fattibilità dell'opera e ci fa aggiungere una lettera 4 giorni dopo dove attraverso uno studio di fattibilità udito udito realizzato in 4 giorni, un studio idrogeologico, dice che l'operazione non è possibile o rappresenta enormi difficoltà. Io dico che queste difficoltà e questa relazione la voglio qui sul mio tavolo perché la userò contro Ferrovie dello Stato per dare diniego alla realizzazione di un ennesimo sottopasso a San Giovanni Teatino per gli stessi motivi per cui non si può interrare la ferrovia e la userò nella conferenza di servizi quando Ferrovie dello Stato verrà a porre un progetto, finalmente lo vorremmo anche vedere, di raddoppio della ferrovia. Mi metterò sotto la stanza di Toninelli fino a che non mi riceve e gli dirò che noi non siamo più disposti a sacrificare il nostro territorio così come abbiamo fatto negli anni per l'aeroporto, per la attrezzata e per la ferrovia. L'ASL di Teramo ha presentato una campagna di prevenzione delle cadute all'interno delle strutture sanitarie, un impegno che pone l'azienda teramana in controtendenza nazionale, mentre in Italia le richieste di risarcimento aumentano del 3% annuo, a Teramo risultano dimezzate. Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo, in controtendenza nazionale, annuncia di aver dimezzato dal 2014 ad oggi le richieste di risarcimento per eventi avversi e inattesi che spesso avvengono ai pazienti all'interno delle strutture sanitarie. Dalle 202 richieste del 2014 si è passati alle 128 del 2018, mentre in Italia si continua a registrare un aumento annuo del 3%. Uno tra gli eventi maggiormente ricorrenti è quello della caduta in ospedale, che può comportare conseguenze gravissime, soprattutto se si tratta di persone fragili o anziane. Un risultato eccellente è quello dell'ASL di Teramo, raggiunto grazie anche ad una campagna di prevenzione e sensibilizzazione. Una campagna di prevenzione per pazienti a rischio cadute, ma perché in ospedale si cade? Assolutamente sì, è l'evento avverso più frequente di ogni presidio ospedaliero. Noi abbiamo, dentro la nostra azienda, abbiamo la fortuna di aver messo in piedi
di un'unità operativa di gestione del rischio che opera ormai da 8 anni, che ha portato avanti tante campagne di prevenzione, tante campagne di abbattimento della rischiosità. Pensi che nella nostra azienda dal 2014 al 2018 le richieste di risarcimento per malpractice in sanità si sono dimezzate del 50%. Due le forme di comunicazione visiva per questa campagna di prevenzione per pazienti a rischio di caduta ideata dall'ASL di Teramo. La prima è una vignetta realizzata dal disegnatore teramano Ivan Di Marcello, l'altra un braccialetto giallo da far indossare ai più fragili. Quando entra il paziente in ospedale, in qualsiasi reparto c'è un infermiere che identifica l'alto rischio caduta. A questo punto l'infermiere fornisce un braccialetto giallo dove c'è la scritta asleteramo.it che identifica, rende consapevole il paziente. Gli diamo anche un fogliettino di istruzioni dove sono scritte quello che bisogna fare per prevenire la persona cada. Adesso lo sport, partiamo dalla Serie C dal Teramo. Nelle ultime uscite di campionato è tornato titolare Cristian Ventola, che ha vissuto a Teramo le prime partite come alternativa, ma adesso è un'arma in più nello scacchiere tattico di Maurizi. Sentiamolo. Cristian, finalmente sei tornato titolare, anche se poi purtroppo il risultato non è stato magari quello che ti aspettavi e vi aspettavate. No, infatti era meglio che non giocavo. 3 partite che non ho giocato abbiamo vinto, quindi era meglio veramente che non giocavo. No, a parte gli scherzi, sono contento di essere titolare, però la cosa più importante era vincere la partita di domenica. Purtroppo non è stato così, speriamo di vincere domenica a Verona. Perché solo domenica scorsa è stata la tua prima titolare con Maurizio? Ah, forse ha preferito altri giocatori che stavano meglio di me fisicamente. Come con mister abbiamo parlato, sicuramente devo dare qualcosina in più per potermi guadagnare una maglia titolare. Io comunque sto sempre a disposizione dell'allenatore, quando decide di mettermi in campo do sempre il 100%. Non so cosa sia stato di diverso, comunque abbiamo interpretato 5 partite sempre con la stessa maniera, comunque volevamo sempre portare il risultato a casa. E purtroppo ogni partita ci può andare bene in una situazione, invece un'altra ci può andare peggio, e comunque per vincere partite sì, dobbiamo essere bravi, però ci vuole anche sempre un pizzico di fortuna. Sicuramente dobbiamo mettere più attenzione in tutti i 90 minuti che sono in primo tempo, e non lo so, forse caliamo un po' fisicamente nel secondo tempo rispetto al primo tempo. Comunque col preparatore stiamo lavorando per stare tutte le domeniche al top, comunque, sia al primo che al secondo tempo. Fin dall'inizio abbiamo sempre avuto un calo nel secondo tempo in tutte le partite, penso che si vede la domenica. Comunque noi in allenamento diamo sempre il massimo, sempre, e evidentemente ci manca qualcosina per stare al top della condizione. Adesso la Serie D. Ieri si è giocato il turno infrasettimanale della 12ª di campionato. Partiamo dalla vittoria in rimonta nell'unico derby di giornata tra Notaresco e Pineto. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Si interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive del Pineto per mano di un Notaresco sempre più protagonista del campionato. Finisce 2-1 al Savini per il rossoblù in rimonta sui biancazzurri che per primi erano passati in vantaggio. Cudini fa turnover facendo sedere in panchina Mozzoni, Blando, Bontà e Liguori rispetto al pareggio contro il Francavilla e chiamando in campo di conseguenza la barba di Lollo, Marcelli e Massetti. Amaolo fa invece avanzare Camplone nelle vicinanze di Tomassini per una sorta di 4-4-2 che vede poi Cercelluti e Massa avanzare in fase di possesso. Qualcosa non funziona come al solito nel primo tempo del Notaresco. Il Pineto tiene maggiormente la manovra, che vede subito al 10° Cercelluti, servito da Marianeschi, non trovare di un soffio l'impatto con il pallone. I rossoblù rispondono 1 minuto più tardi. Massetti fa tutto da solo superando Amadio e riuscendo ad andare al tiro dopo una carambola con la palla che termina di poco alta.
La costanza di possesso del Pineto si traduce nel gol del vantaggio dei biancazzurri. Marianeschi va a battere un calcio di punizione prima della mezz'ora. Pomante lo rimette in mezzo, trovando la deviazione decisiva di Di Lollo per infilare il pallone in rete. La risposta del Notaresco arriva solo al 35esimo, quando Massetti, da calcio di punizione, trova la traversa a negargli il gol del pari. Prima della fine del tempo, Minella viene ammonito e, diffidato, dovrà saltare il ritorno da ex a Monte San Giusto contro la San Giustese. È un altro Notaresco quello che entra in campo ad inizio ripresa e che vede, dopo 8 minuti, Massetti trovare un pallone col contagiri per Moretti. Fargione però sceglie bene i tempi di uscita e chiude lo specchio della porta all'attaccante rossoblù. Cudini si gioca la carta Liguori al 18esimo, passando di fatto anche lui al 4-4-2, tenendo Moretti e Minella in avanti, supportate dallo stesso Liguori e da Massetti sugli esterni. Il gol è nell'aria e arriva proprio dai piedi di Di Lollo, che al 25esimo trova l'occasione del riscatto, piazzando una precisa traiettoria da calcio di punizione alle spalle di un immobile Fargione. Il Pineto accusa il colpo, mentre il Notaresco continua a fare gioco sulle ali dell'entusiasmo ritrovato. E al 35esimo Moretti fa partire un cross su cui Minella si avventa per l'ottavo gol stagionale, ma soprattutto per portare avanti i padroni di casa. La formazione di Amaulo non reagisce e vede il Notaresco sfiorare i tris prima della fine del match. Ci pensa Orlando a negare la gioia della doppietta a Minella. Per il Pineto l'occasione del riscatto si chiama adesso impegno casalingo contro il Cesena, mentre il Notaresco proverà a continuare la sua marcia nei piani alti della classifica in trasferta contro la San Giustese. Per il Francavilla sconfitta in casa della prima in classifica, cioè il Matelica. Vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Un Francavilla poco cattivo lascia l'intera posta sul campo della capolista Matelica. Troppi fronzoli per i giallorossi, che potevano fare di più contro i marchigiani, apparsi meno brillanti del solito, specie nella prima parte. Francavilla senza Molenda e San Severino, in tribuna De Costanzo non al meglio. C'è Paravati nell'undici titolare con Palumbo e Banegas a sostegno di Cruz. In mezzo al campo i due ex Bedin e Di Pinto. Mini turnover per il tecnico del Matelica Tiozzo. Santeramo al centro della difesa. Torna Pignat dal primo minuto in mediano. Franchi sull'out sinistro. Pronti via e dopo appena 70 secondi il Francavilla ha il pallone per indirizzare al meglio la gara. Palumbo e Banegas danno un altro saggio della loro intesa. Il primo manda in porta il secondo, ma Banegas alza la mira di poco. Il Francavilla sciupa e mantiene bene il campo contro un Matelica che non sembra avere il solito ritmo. Alla squadra di Rachini, ben organizzata dal punto di vista tattico, manca però la giusta dose di cattiveria negli ultimi 20 metri. Così di occasioni vere e proprie non se ne vedono. Banegas e Palumbo non fanno male dalla distanza. Il Matelica non si vedeva mai fino al 32esimo, quando la prima azione la squadra di Tiozzo colpisce. Il Villa perde palla, verticalizzazione per Melandri che mette al centro per l'intervento in scivolata sotto misura di Fioretti che gonfia la rete. Matelica in vantaggio 1-0. Il Francavilla risponde con il colpo di testa di Paravati un minuto dopo, mentre al 37esimo l'assistman Melandri, infortunato, lascia il campo a Margarita. Inizio di ripresa con lo stesso cliché: il Francavilla fa la partita e il Matelica agisce di rimessa, ma di grosse palle gol non se ne vedono. Al 14esimo Angelilli svetta sul corner di Losicco. Un minuto dopo doppio cambio per Matelica e Francavilla. Racchini in particolare inserisce Sanchez e Meles per Dipinto e Paravati. E subito dopo Samuel Di Renzo sfonda a destra e serve Palumbo, il cui tiro è bloccato da Avella. Un'azione che illude, perché col passare dei minuti è il Matelica a rendersi pericoloso, mentre Villa sbatte sul muro dei marchigiani. 26esimo Palumbo perde palla, ne nasce un 4-1 per il Matelica. Pignat serve Angelilli che coglie in pieno il palo, poi Pignat in condizione precaria non riesce a ribadire in rete. 29esimo punizione di Losicco, forse c'è carica su Spataro, ma si gioca e Benedetti conclude sull'esterno della rete. Un minuto dopo Cafiero a terra Bittai, secondo giallo ed espulsione per il difensore che lascia il Francavilla in 10 uomini. Spataro poi se la cava sulla sventola successiva di Losicco. Al 39esimo Spataro è ancora bravo quando non si fa superare da Dorato, che era stato servito da Margarita. In 10 il Villa concede spazio e occasioni. 42esimo Margarita serve Bittaie che scheggia l'incrocio dei pali. E così in pieno recupero il Francavilla ci prova due volte con Palumbo, prima da lontano, poi sul cross di Cicerello, ma Avella è sempre sicuro e dopo 5 minuti di recupero finisce col Matelica che può mantenere la vetta della classifica, mentre il Villa perde e rimanda l'appuntamento col primo blitz lontano dal Valianzuca.
Adesso invece andiamo a vedere la rocambolesca rimonta della Vastese contro il Campobasso. Il 2-2 ce lo racconta Stefano Recanati. Gol, rigori, espulsioni ed una direzione di gara alquanto discutibile. È andato così il turno infrasettimanale valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie D tra Vastese e Campobasso. I biancorossi di casa si schierano in campo con il solito 4-3-3 con mister Montani che lancia in campo dal primo minuto Iarocci in difesa e Giampaolo in attacco con il capitano Fiore Leonetti a sostegno. Il gioco in mezzo al campo è affidato ad Alessandro. Mister Massimo Bagatti, subentrato a Mandragora, schiera i suoi con il 4-3-1-2 con l'ex Allocca a fare coppia con Tommasini in difesa. Mario a rifinire per il duo Cogliati e Giacobbe. L'arbitro è il signor Domenico Mirabella di Napoli. La squadra del presidente Bolami, pronta a riscattare la sconfitta nel derby contro il Pineto, non approccia la partita nel migliore dei modi, anche se al terzo minuto recrimina per un atterramento in area ai danni di Del Duca. Ma Mirabella di Napoli non ravvede gli estremi per il calcio di rigore. Da qui in poi è un monologo del Campobasso. Al quinto Giacobbe elude il fuorigioco, ma una volta in area di rigore si fa ipnotizzare da Selva. Passano 6 minuti e il signor Mirabella annulla un gol ad Antonelli, bravo dal limite a piazzare alle spalle del portiere un tiro ad incrociare. Ma la gioia del gol è solo rimandata, perché al 16esimo Magri è bravo ad incrociare di testa una punizione di Danucci e a battere il portiere Selva. Per vedere la Vastese in avanti per la prima volta in questo primo tempo dobbiamo aspettare il 26esimo, quando è Giampaolo a provarci, ma il suo tiro è debole per impensierire Esposito. Un minuto più tardi il Campobasso perde per infortunio Tommasini, al suo posto Dorsi, ma la Vastese stenta e il 31esimo è ancora Campobasso con l'ex Allocca che di testa mette alto. Il primo tempo indispettisce i tifosi di casa che iniziano a fischiare i propri giocatori, ma sul finire della prima frazione l'occasione per il pareggio arriva sui piedi di Fiori, ma il capitano calcia sulla barriera un'invitante punizione. Prima del fischio di metà gara il Campobasso a farsi vedere con Giacobbe, ma l'attaccante molisano conclude alto. La ripresa riparte con gli stessi 22 in campo e con la Vastese più combattiva. Al terzo minuto è Palestini dal limite a provarci, ma è facile la risposta di Sposito. Passano 7 minuti ed è Fiore a pennellare una buona punizione sul secondo palo. Non arriva Stivaletta. Al 10° arriva il primo cambio in casa Vastese. Montani inserisce Sciba per Palestini, passando al 4-2-4 per dare peso al proprio attacco. Al 23° minuto ancora cambio per il Campobasso, che richiama in panchina Merio per Fagnani ed è proprio lui a guadagnarsi un minuto più tardi una punizione che Danucci gioca di furbizia trovando libero Giacobbe, che complice un intervento maldestro di Selva deposita in rete per il raddoppio molisano. Ne fa le spese d'Alessandro, che viene espulso per proteste. La Vastese nella giornata più nera di questo campionato rischia di capitolare definitivamente, ma il gol di Giacobbe viene annullato su segnalazione del secondo assistente Aletta. Passano però 3 minuti e la Vastese la riapre. Mirabella segna un calcio di rigore per i biancorossi per fallo di Dorsi su Leonetti, intento a calciare a rete, e così arriva anche l'espulsione per il numero 33 molisano. Si incarica della battuta lo stesso Leonetti, che spiazza il portiere Esposito riaprendo la partita. Nel recupero accade quello che non ti aspetti visto l'andamento della gara. Al 46esimo, nel primo minuto di recupero, ci prova Giampaolo, risponde di pugno Esposito, ma è al 48esimo arriva il pareggio inaspettato per la Vastese. Mirabella segna il secondo rigore alla squadra di Montani per un fallo in area di Mani dal dischetto. È freddo Leonetti e sigla la rete del pareggio e la sua doppietta di giornata. Il buon secondo tempo della Vastese viene macchiata dall'espulsione di Napolà per fallo a gioco fermo su Diop. Arriva così un altro pareggio per la squadra di Bolami, che domenica riceverà di nuovo all'Aragona il Monte Giorgio per una gara da vincere a tutti i costi. È tutto per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che se volete trovate i nostri servizi on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.